Ciao ragazze e ciao ragazzi, in questo video vedremo come tracciare un oggetto appartenente al mondo reale con Vuforia e sovrapporvici elementi virtuali. Partiremo dalla scansione 3D dell'oggetto e per far questo utilizzeremo Polycam che ci produrrà un modello CAD semilavorato con tante sbavature che dovremo andare a correggere con Blender. Non preoccupatevi, vi spiegherò tutto passo passo. Una volta prodotto il modello da tracciare finale, potremo creare l'applicazione Unity con Vuforia e quindi tracciare il nostro modello e sovrapporvici elementi virtuali. Ricapitolando, per effettuare questo progetto avremo bisogno di diversi software, tra cui Unity, la versione 2020 o 2021 vi consiglio, Polycam, l'applicazione che ci servirà per la scansione 3D, Blender, vi consiglio la 2.9 perché ad oggi è l'ultima versione, che ci permetterà di modellare il nostro oggetto 3D prodotto con Polycam ed infine dovremo creare un account Vuforia e scaricare l'applicazione Vuforia Model Target Generator che ci permetterà di creare appunto il nostro modello da tracciare. Queste applicazioni sono tutte gratuite ed vi lascio sia in descrizione il link a queste applicazioni sia il link al mio sito web dove c'è l'articolo per l'intero progetto, se preferite potete seguire quello invece di questo video. Il primo passo è quello di effettuare la scansione con Polycam, quindi scaricate l'applicazione Polycam dal Play Store o dall'App Store ed effettuate la scansione dell'oggetto tramite la fotocamera dello smartphone. L'applicazione ha anche delle caratteristiche aggiuntive a pagamento, ma per noi va benissimo la versione free, che è più che sufficiente. L'oggetto dove va messo? L'oggetto va messo su un piano libero da altri elementi in modo che la scansione non si confonda e prenda soltanto l'oggetto in evidenza. Io per esempio ho messo due foglie A4 sotto l'oggetto che è un modellino di un'automobile. A questo punto aprite la vostra applicazione ed iniziate a fare la scansione. Come vedete dal video in sovraimpressione, dovete fare delle scansioni su più parti della vostra immagine, ovvero immaginate il vostro smartphone come una sorta di cupola intorno all'oggetto e fate le foto ad ogni punto di questa cupola in modo da dare all'applicazione cloud che poi metterà insieme tutte queste foto e creerà il modello 3D tutte le prospettive possibili per quel modello in modo da non avere zone d'ombra, zone in cui mancano degli elementi e cercate di fare le foto in maniera più precisa possibile, quindi evitate foto sfocate, magari in post produzione quando vi farà vedere tutte le foto, cancellate tutte quelle che non sono venute correttamente. Questo è un buon modo di scansionare un oggetto con la fotocamera, che è il modo più economico per scansionarlo senza utilizzare degli scanner 3D o altri strumenti più professionali. Il prodotto di questa scansione avverrà in qualche minuto perché dovete esportare queste immagini e dopodiché potete già iniziare a creare un account. E una volta terminata l'elaborazione cloud del nostro modello 3D, troverete sul sito accedendo al sito poly.com i vostri modelli. Io già avevo fatto un'altra prova con una Ferrari del 95 e questo è il nostro modello che abbiamo scansionato prima. Potete anche vederlo online. La versione gratuita di Polycam vi permette di scaricare solo il formato GLTF, che però va benissimo per ciò che dobbiamo fare. Quindi procediamo al download del file ed apriamo Blender. Clicchiamo su General. A questo punto siamo pronti ad importare il semilavorato. Quindi cliccate su File, Import, GLTF File, scarichiamo il nostro file, importiamo il nostro file GLB all'interno di Blender e con la rotellina del mouse verso sopra avviciniamoci all'oggetto e sempre premendo la rotellina del mouse e muovendoci col mouse mettiamoci sopra l'oggetto in modo da avere un attimino più di dinamismo nell'andare a cancellare i vari elementi. Se cliccate su Z e poi su Material Preview riuscirete anche ad avere una prima immagine di come viene l'oggetto. Dopodiché in alto a sinistra cliccate su Edit Mode, selezionate con il tasto sinistro del mouse i vari vertici in più che vogliamo cancellare, cliccate con il tasto del o Canc della tastiera e cliccate su Vertici. In questo modo andremo a cancellare i vari vertici in più. È un po' un lavoro da fare un po' con calma perché ci resteranno vari punti che non vengono eliminati. Selezionateli piano piano tutti finché non avete un buon risultato. È un modello 3D abbastanza simile all'originale e privo di sbavature troppo evidenti. Questo, per esempio, è un buon modello 3D prodotto. E a questo punto siamo pronti per esportarlo e quindi poi per importarlo in Vuforia e creare il modello. Cliccate su File, Export, GLTF e chiamiamo il nostro modello ad esempio Alpha ed esportiamolo. Siamo arrivati alla seconda parte di questo video, di questo progetto.
Dobbiamo utilizzare Vuforia Model Target Generator. Dobbiamo effettuare l'accesso al nostro account Vuforia e creare una licenza basic di Vuforia. Potete farlo dal sito ufficiale, io ho questa licenza di test praticamente da gennaio 2018. A questo punto possiamo importare nel nostro programma Model Target Generator il modello CAD creato prima. Selezioniamo il modello CAD. Potete chiamarlo come volete, o car model, e creiamo il modello. Ok, ci metterò un po' a importare. Una volta terminato l'import, potete vederlo. Ecco qua il nostro modello. Io posiziono così. Selezioniamo quindi questa posizione qui. Cliccate su Select. Selezioniamo la dimensione in metri. La colorazione e la complexity dovrebbe farla già lui. Selezionate di 3D scan oppure default, come preferite, non cambia. Car magari è un po' più adatto a superfici che riflettono la luce, però in questo caso non c'è una grossa riflessione, quindi vi consiglierei di default oppure 3D scan. Andiamo avanti, per quanto riguarda il motion int, riguarda il tipo di oggetto che dovremmo andare a tracciare. Io vi consiglio statico perché alla fine è un oggetto statico questo. Create Guide View normale, senza Advanced, questa è un po' più, forse un po' più precisa per quanto riguarda, diciamo, la posizionamento, però dovete caricarla sul cloud, invece questa potete fare direttamente senza nessun training. Vi consiglio il Landscape per questo progetto, però potete scegliere gli HoloLens, se avete gli HoloLens e gli occhiali, oppure in verticale o in orizzontale, vi consiglio il Landscape in orizzontale dello smartphone. A questo punto siamo pronti per creare la nostra guide view che ci servirà, la importeremo in Unity. In questo caso, se ci dice vi dà questo tipo di errore dicendovi che l'oggetto è troppo lontano dalla camera, vi basterà zoomare con la rotellina su e generare il modello. Ok, cancellate magari questa che è troppo lontana, selezioniamo una più vicina, per esempio così. E generiamo il modello standard. Solitamente questa è la cartella dove va a mettere Vuforia, crea i vari modelli. Potete testare prima di utilizzarlo in Unity il modello appena creato scaricando l'applicazione Android Model Targets Test App. Questa applicazione vi permetterà di testare il modello appena creato. Vi basterà fare il zip della cartella appena creata e importarla nell'applicazione. Se il test è andato correttamente, dovreste riuscire a tracciare il modello anche a una certa distanza sfavorevole rispetto al modellino 2D che vi esce. A questo punto siamo pronti per passare alla parte finale di questo progetto, ovvero la creazione della nostra applicazione Android tramite Unity. Procediamo quindi alla creazione di un nuovo progetto Unity. Potete chiamarlo come volete, io l'ho chiamato Test Tracking Object. Vi servirà un progetto 3D, non un progetto AR, quindi create un progetto 3D e procediamo alla creazione del progetto. In quest'ultimo capitolo vedremo quindi come creare il progetto Unity. Dovremo importare dall'Asset Store il Vuforia Engine, utilizzarlo per creare tutto il sottosistema che ci servirà per il tracciamento dell'oggetto con la Air Camera di Vuforia. Dopodiché dovremo settare alcune impostazioni del build di Android, le classiche impostazioni del player, e poi possiamo finalmente provare la nostra applicazione. Vedremo qualche esempio con un cubo, un modellino sul modellino ed infine un testo. Ok, la nostra interfaccia è pronta, andiamo sull'asset store di Unity, vi lascio il link in descrizione, dove dobbiamo scaricare appunto il Vuforia Engine. Io già l'ho aggiunto a Unity, se non l'avete fatto dovete anche aggiungerlo a Unity, è totalmente gratuito. Importiamolo dall'interfaccia di Unity, quindi basterà cliccare su Window, Package Manager, cliccate su My Assets. E cercate l'asset di Vuforia, ci metterà un po' per caricare. Se ne avete molti asset, ci metterà un po' per caricarli. Importate l'asset Vuforia Engine. Se è la prima volta che lo importate, dovrete anche scaricarlo. Sono circa 200 MB, quindi ci metterà un po'. Procedete all'import, install and upgrade tutte le dipendenze e poi cliccate su import. Update.
Ok, a questo punto siamo pronti per utilizzare il motore, però prima cliccate su File, Build Settings, selezionate Android e clic su Switch Platform. Anche in questo caso ci metterò un po' in base al tipo di PC che avete. Ora siamo pronti a settare il nostro motore Vuforia. E per far questo dobbiamo cancellare la main camera standard del progetto Unity. Dopodiché clicchiamo col tasto destro Vuforia Engine ed importiamo la Air Camera. All'interno della Air Camera dovremmo anche importare la licenza che, quando abbiamo creato il nostro account Vuforia, dovremmo aver creato. Se non l'avete fatto, fatelo, è semplicissimo creare una licenza gratuita. Quindi andate nell'Inspector e cliccate su Open Vuforia Engine e nell'App License Key dovete inserire la vostra licenza. Se cliccate su Add License vi aprirà in automatico il browser. Se non l'avete fatto, create una licenza basic gratuita. Aprite la licenza e il lungo codice che c'è, copiatelo ed importatelo all'interno di Unity nella scheda di App License Key. Ok, ora possiamo usare la licenza basic di Vuforia, che non è un granché, però purtroppo gratuitamente Vuforia non è un grande strumento. Ok, Assets, Import Package, Custom Package e andiamo ad importare all'interno del dataset, all'interno del modello che abbiamo creato prima con il Target Generator, il nostro dataset. Ok, a questo punto possiamo procedere con la creazione del model target, quindi Game Object, Vuforia Engine, e cliccate su Model Target. In automatico avrà preso il car model che vi servirà per il vostro progetto. Selezionate su Guide View Mode sulla 2D, che sarà insomma, il riferimento che vi uscirà sullo schermo per il primo tracciamento. Una volta che vedete che il tracciamento riesce bene e funziona correttamente, potete anche toglierla. È giusto per avere un riferimento, soprattutto all'inizio del progetto. Ora dobbiamo creare l'oggetto che da andare, diciamo, a sovrapporre al modellino che tracciamo. Creiamo un cubo, un semplice cubo all'inizio. Fate attenzione a cercare di metterlo esattamente sopra il model target, quindi fate tutte le modifiche del caso, modificatelo in maniera corretta, perché potreste avere dei problemi di tracciamento laddove il model target è esattamente all'interno del cubo e quindi non riuscite a vedere se il tracciamento sta funzionando oppure no. Una volta che avete tutto risolto, andiamo a settare il player settings di Android. Il primo passo è quello di andare a cliccare su Player, dopodiché cliccate su Resolution and Presentation e selezionate l'orientation, quella che preferite. Io personalmente per questo tipo di progetti preferisco il Landscape o l'Autorotation, scegliete voi, per ora mettiamo il Landscape Right. E dobbiamo andare a modificare qualche piccola impostazione. Cliccate quindi su Other Settings. E andiamo a rimuovere Vulkan dalla Graphics API. Magari ci farò un video apposta dove vi spiegherò la differenza tra le varie Graphics API e OpenGL. Cercate di importare le OpenGL di tipo 3 invece della 2 deprecata, cancellatela. Infine, un'ultima configurazione che vi consiglio di fare è di settare il minimum API level a 8, Android 8 e Android 9, altrimenti difficilmente funzionerà con una versione inferiore di Android 8. Settate come il scripting backend IL2 C++, che è quello più adatto per questo tipo di progetto. E fatto questo, non dovreste avere altri problemi nel build. Salvate sempre la scena, perché purtroppo Vuforia quando fate il build vi cancella la scena. Non so il perché, però mi è capitato di perdere tutto il lavoro fatto per non aver salvato la scena. A questo punto potete anche testare la vostra scena nel game cliccando col Game Inspector, quindi non con un telefono Android. Nel mio caso non è riuscito il test perché la qualità purtroppo della mia webcam è molto molto bassa e c'era poca luce. Una volta che i vostri test fatti dal Game Inspector di Unity sono riusciti, cercate di modificare al meglio il cubo in modo che si veda tutto correttamente e non vada a sovrapporlo troppo sul modellino. In questo caso potete raffinarlo modificando sia la posizione sia la grandezza del cubo. Vedete che piano piano sto cercando di aggiustare il cubo al meglio in modo che si veda correttamente nella nostra scena. Una volta terminati gli ultimi ritocchi estetici del nostro cubo, cerchiamo di metterlo in una posizione più corretta possibile. Ecco qua, più o meno in modo che sia esattamente sopra, che vada a coprire il nostro modellino. Proviamo a fare un primo test di build a questo punto. Potete
Potete provarlo anche sul Game Inspector, ma vi consiglio di provarlo se avete un telefono Android, provatelo direttamente con il build. Procedendo quindi al build settings e al builder RAW, cliccate su Add Open Scene perché spesso va a creare un'altra scena Euphoria. Cancellate la scena quella vecchia preesistente e cliccate su quella attuale. Assicuratevi che sia selezionata quella, altrimenti la vostra applicazione non funzionerà e vi chiederete per 3 ore perché non funziona, cosa che mi è successo. Ci metterà un po' a fare il primo build. Dopo che ha terminato il build, possiamo iniziare a vedere i risultati della nostra applicazione, se tutto è andato correttamente. Ed ecco il nostro modellino, cerchiamo di posizionarlo correttamente in modo che il riconoscimento avvenga seguendo la guida 2D. Ed ecco il nostro cubo sul modellino. Ecco, il tracciamento in questo caso del cubo non è proprio eccellente. Proviamo con qualche altro strumento. Io, per esempio, ho scaricato un modellino della Ferrari e che voglio mettere sopra il modellino dell'Alfa Romeo, il modellino reale dell'Alfa Romeo. Quindi vado a modificare al meglio il modellino in modo da adattarlo il più possibile a quello esistente, effettuando la rotazione del modellino, lo scaling in modo che non sia né troppo grande né troppo piccolo e che vada, insomma, a coprirlo totalmente. Una volta fatto, cliccate su Build Settings e rieffettuate il build della vostra applicazione. Ecco, in questo caso, per esempio, il modellino, come potete vedere, è già un po' più adatto, ecco, anche se avrà avuto qualche problema nella colorazione. Questo modellino l'ho trovato online. L'ultimo passo è quello che voglio fare, è quello di creare un testo al nostro modellino. E per fare questo, cliccate su Game Object, Text e cliccate su Import TMP Essentials. Ok, modificate, scrivete quello che volete su questo testo. Io ho scritto Alfa Romeo, ho modificato il colore, settato un po' di allineamenti, però sono tutte modifiche estetiche. Fate in modo che la dimensione del testo non sia troppo grande rispetto al modellino, altrimenti non riuscite nemmeno a leggere il testo. Io ho messo uno scaling di 0,1 su tutti e tre gli assi e l'ho messo esattamente sopra la macchinina. Una volta terminate tutte queste modifiche estetiche, rifate il build della vostra applicazione, finché dovreste vedere nella vostra applicazione il testo dopo il tracciamento sopra l'auto. Ed ecco qui il testo sull'auto. E insomma, con Vuforia possiamo fare diverse cose in base alla necessità. Possiamo ricostruire un modellino, possiamo creare anche una scena 3D. Quindi magari, ad esempio, soprattutto in un contesto di un museo o di attività in cui abbiamo necessità di ricreare una scena a partire da un modello tracciato. Purtroppo la versione free di Vuforia è un po' limitata, ma tant'è. Se avete errori o altri problemi in questo progetto potete lasciarmi un commento qui sotto. Se invece desiderate contattarmi privatamente, vi lascio in descrizione la forma al mio sito web dove potermi contattare. Vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo video.